sempre cercato la risposta da qualunque parte venisse e poi verificava se era vero. Questa cosa mi ha colpito tantissimo. E l'altra cosa sua che mi ha colpito tantissimo è una lealtà profonda con se stesso, cioè un uomo che fino in fondo si chiede: ma io perché ho fatto questa cosa? Perché agisco così? Ecco, queste due cose sono state veramente affascinanti già dall'inizio. Però adesso che abbiamo, cioè dico abbiamo, ma in realtà è il presidente, insomma, Gabriele Comite, che è un medico che è a Tokyo adesso e che sa giapponese, che ha tradotto, ha ritradotto dei libri dal giapponese, tra cui questo incredibile libro che c'è qua, che è quello che presentiamo stasera più di tutto, che è Ciò che non muore mai, che è una sua autobiografia. Vi dico solo questo, che l'ha scritta nel 47, in un mese, dal 47 al 48, dicembre 47 a gennaio 48, quindi 2 anni dopo che era morta sua moglie, 2 anni dopo la bomba atomica, no? E l'ha scritta quando stava già molto male, era allettato da 320.000 globuli bianchi, non aveva forze. Ha fatto questa fatica perché? E l'ha scritta in terza persona, cioè come se parlasse di un altro, no? Ma questo nel secolo precedente era una tradizione giapponese, ma io penso che lui abbia voluto fare questa fatica per raccontare quello che nella sua vita un altro ha fatto, un altro Panayuko, cioè uno che guarda, no, come, è come se guardasse la sua vita dall'inizio vedendo che cosa è accaduto in questa vita. Quindi è veramente un libro preziosissimo, commovente e che credo ci sfidi personalmente. Volevo farvi osservare il sottotitolo, Il cammino di un uomo, perché è veramente il cammino di ogni uomo, che un uomo che pensa che la vita ha un senso e che vale la pena cercarlo, ecco. Cioè, questa è un po' la sfida di stasera. Adesso vi racconto la sua vita, così